ragazzi, oggi si fa gli spinaci con le uova alla fiorentina. E voi mi direte, ma che sono? È una ricetta tipica fiorentina. Si dice infatti all'estero alla Florentina tutti i piatti con la base degli spinaci. Ora si va a vedere come si fa. Come si fa a fare questa ricetta? Ci vuole un chilo di spinaci freschi, lavati. Lavateli per bene dalla terra, da tutto. Poi 50 g di burro e 50 g di farina già setacciata, perché a me così non vi fa grumi nella besciamella. Mezzo litro di latte, 4 uova e si fa. Noce moscata. Noce moscata, sale, pepe. Se io a volte non li dico, ma e un po' di parmigiano. Sì, ma gli è sottinteso. Il parmigiano, insomma. Se unisci garba, se unisci garba. Se non ce lo mette. Una volta lavati, li mettete in padella. Una decina di minuti, va bene? Trascorsi 5-10 minuti, si prende gli spinaci. E voi gli date un corpo. Un corpo sarebbe tradotto tritati grossolanamente? Sì. Ma è per comuni mortali questa ricetta. Un colpo con la mia magica mannaia. Allora, poi si insaporiscano perché se no non sanno di nulla. Quindi un filino d'olio, uno spicchiettino d'aglio col colpo. Poi si mette gli spinaci. Si sala, si pepa. Per la besciamella si prende burro 50 grammi a temperatura ambiente, poi mettete 50 grammi di farina e li lavorate insieme. Dopo che l'avete lavorata, avete fatto prendere tutta la farina e il burro, lo mettete sul fuoco e aspettiamo che spumi. Quando inizio a fare questa spumina qui, mettete il latte sempre a temperatura ambiente, un pochino alla volta, e glielo fate prendere. Continuate a girarla finché non raggiunge la vostra consistenza che preferite. La potete fare anche più soda aggiungendo più farina o più liquida aggiungendo più latte, va bene? Per questo tipo di preparazione bisogna che leghi, perché deve legare i nostri spinaci con le uova. Poi qui si sala, si mette un po' di noce moscata e un cucchiaio di parmigiano. Se avete qualche grumo o vi rimane dei pezzettini nella besciamella, aiutatevi con la frusta o con un mixer. Ma insomma, se la continuate a girare, vi dovrebbe venire senza problemi. Imburrate una pirofila da forno. Da forno. Mettete nella pirofila gli spinaci. Fate delle buchettine dove volete mettere le uova. No, melline. Melline? Salate, pepate le vostre uova. Con la besciamella coprite in maniera carina anche intorno al vostro vino. Vino? Ovino! Ah! Parmigiano a pioggia e 200 gradi per 20 minuti in forno ed è pronto.
Ecco il risultato. Io ho fatto fare anche 5 minuti di grill nel forno, in modo tale facesse le crosticine. Ora, a noi ci garba con tanta besciamella, bello, sformatoso. Poi, se a voi piace con meno besciamella, dosatevi. D'accordo? Eccolo qua. Che bellezza. Ecco lo spinacio con l'uovo alla fiorentina. Vabbè, che ve lo dia a fare. Buono. C'ho 200 kg di pane. Sì, sui nostri canali social, Facebook, Instagram, YouTube e canale 412 di Sky. E i libri acquistabili su Amazon, in libreria o direttamente dalla nostra casa editrice.